Ciao, sono Zane di Turbolab.it e questa è una giornata veramente triste. Aprendo il mio wallet IOTA questa mattina, ho scoperto di essere stato derubato. Ma la vita va avanti e quindi mi sono detto facciamoci un bel video raccontando a tutti cos'è successo. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Aprendo il mio wallet IOTA ho scoperto che il balance, quindi la voce di monete che erano state depositate sul borsellino, era andata completamente a zero. Per capire la situazione permettetemi di fare un passo indietro e vi racconto come di solito io gestisco le mie monete digitali. Come ho consigliato più volte negli articoli e nei video passati, non conservo le monete sugli exchange, ne conservo solo una minima parte che utilizzo per fare trading tramite il meccanismo di Deep Buy che ho segnalato nell'altro video. La maggior parte dei miei valori vengono conservati sul PC nei wallet locali. Perché questa scelta? Semplicemente perché in questo modo, se gli exchange vengono craccati, come succede anche troppo spesso, non perdo tutti i miei valori, ma solo la minima parte che conservo online. Proprio per questo motivo non ho ragione di aprire molto spesso i wallet locali. Li apro una volta o due al mese, giusto per controllare che sia tutto in ordine. Però, quando è arrivata una segnalazione sul nostro forum di un amico che segnalava di aver aperto il suo wallet IOTA e non aver trovato più neanche una moneta, ho voluto verificare la situazione. In pratica ho aperto il mio wallet IOTA e anch'io ho scoperto che il balance era a zero. Ho cominciato a fare qualche ricerca e ho scoperto che era avvenuto da poche settimane uno snapshot, quindi un'operazione di manutenzione periodica che il team IOTA svolge per mantenere in piena efficienza la rete. Tutte le volte che si verifica uno snapshot è necessario scaricare la versione più recente del wallet, quindi aggiornare il programma locale, dopodiché connettersi e disconnettersi un paio di volte dalla rete. Chiedo scusa agli esperti di IOTA, ma ho voluto banalizzare un pochino per capire la situazione. Il problema è che svolgendo l'operazione un paio di volte, il mio balance risultava comunque a zero. E da lì ho cominciato davvero a preoccuparmi. Fortunatamente anche il Tangle di IOTA, come la blockchain di Bitcoin, è completamente trasparente. Quindi aprendo un sito di Explorer, come ad esempio thetangle.org, è possibile ricercare l'indirizzo del proprio borsellino e visualizzare uno storico di tutti i trasferimenti. Ed è stato così che, con mio orrore, ho scoperto che in una mattina verso le 6:30 tutti i miei averi erano stati svuotati verso un borsellino esterno. Di fatto tutte le mie monete erano state trasferite verso un wallet che non era il mio e io non controllavo assolutamente. Ora, avevo già capito di essere stato derubato, ma comunque ho postato sul Reddit dedicato al supporto di IOTA per chiedere conferma e dopo una breve falsa speranza anche gli altri utenti mi hanno confermato che effettivamente ero stato proprio derubato. Mi sono messo quindi alla ricerca di informazioni per capire cosa potesse essere successo. Ho così scoperto molto rapidamente che sono in circolazione dei seed generator, cioè dei servizi web truffaldini. Di che cosa si tratta? In pratica, la prima volta che installiamo ed avviamo il wallet per IOTA è richiesto di inserire un seed, quindi una combinazione di 81 caratteri che devono essere compresi tra la A e la Z e il numero 9, non ho capito bene perché le altre cifre non piacciono, ma è una scelta evidentemente dettata dalle necessità architetturali di IOTA. Quindi di fatto bisogna scegliere questo identificativo di 81 caratteri ed inserirlo. Ora, non è troppo difficile generarlo tramite un programma come KeePass, però lì per lì avevo molta fretta, non ho avuto molto tempo e quindi mi sono rivolto a un servizio di seed generator online. Pessima scelta, perché si è scoperto che praticamente tutti i seed generator online, nonostante lavorassero in JavaScript, quindi sul computer locale, erano truffaldini e utilizzavano un metodo abbastanza sofisticato per fare in modo che i responsabili del sito, quindi le persone che vi stavano dietro, potessero salvarsi i seed che generavano. Ora, questo costituisce un grosso problema di sicurezza, perché di fatto nella rete IOTA chi possiede il seed può effettivamente operare completamente indisturbato sul borsellino ad esso collegato e quindi spostare a proprio piacimento le monete verso altri wallet.
Ho fatto ancora qualche ricerca e ho scoperto che purtroppo non sono stato l'unico ad essere derubato. In realtà l'ammontare complessivo sottratto agli utenti con questa cifra ammonta a quasi 4 milioni di dollari, quindi è stata una truffa su larghissima scala. In realtà gli esperti di IOTA consigliavano da tempo di non utilizzare i generator online e un motivo evidentemente c'era, avevano pienamente ragione loro. Nei vari spazi di discussione online dedicati ad IOTA si sta discutendo piuttosto animatamente su cosa si possa fare in concreto per recuperare le monete rubate. La mia personalissima opinione basata sulla ricerca e sull'analisi della situazione è che si possa fare ben poco, ovvero tecnicamente dicevamo è possibile seguire il flusso delle monete e io l'ho un pochino fatto per quelle che mi sono state sottratte. Ho visto che i criminali stanno sostanzialmente mescolando monete ottenute da borsellini diversi per poi splittarle, cioè suddividerle di nuovo in indirizzi creati e intorbidire un pochino le acque. Questo è possibile perché la rete IOTA non prevede costi di commissione e quindi tutti gli spostamenti sono sostanzialmente gratuiti. La catena sta diventando talmente lunga che andare effettivamente a tracciare i responsabili è estremamente, estremamente complicato. Cosa succederà? L'unico punto in cui concretamente è possibile intercettare i truffatori è in caso cercassero di scambiare questi IOTA prima o poi con del denaro contante, quindi con degli euro o dei dollari. Per farlo dovrebbero rivolgersi a un exchange, un servizio di exchange, per appunto incassare il denaro. Quindi in particolare penso a scambiare IOTA con Bitcoin su un servizio come Binance per poi portare tutto verso Coinbase e poi depositarseli sotto forma di euro. Quindi diciamo ci sono vari soggetti, vari punti che potrebbero essere intercettati, perché come ben sappiamo tutti gli exchange richiedono nome, cognome e l'inserimento di un documento, se non altro tutti gli exchange più grossi. Quindi lì potrebbe esserci un punto in cui possono essere intercettati. Sempre però ovviamente che il truffatore non sia abbastanza abile da sottrarre, ad esempio tramite phishing o tramite un altro modo, le credenziali di accesso ad uno di questi servizi da qualche altra vittima ignara, e quindi potrebbe fare tutte queste operazioni a nome della nuova vittima e di nuovo sarebbe anonimo. Il problema di fondo è che il coordinamento necessario tra le forze di polizia, probabilmente internazionali, sarebbe talmente impegnativo, perché richiederebbe comunque vari coordinamenti a livello internazionale, fra governi, fra società private, fra forze dell'ordine. È impensabile che tutto questo avvenga. Quindi, che cosa fare in questo momento? Diciamo che riversare messaggi di odio verso IOTA Foundation, come sto vedendo fare in questi giorni, non serve assolutamente a niente, perché IOTA Foundation non è concretamente in grado di fare nulla per aiutarci. Le reti decentralizzate e tutte le criptovalute sono fatte appunto per essere resistenti agli interventi esterni. Quindi di nuovo non c'è modo di avere un controllo e IOTA Foundation non può tecnicamente fare nulla per aiutarci. Gli utenti sul forum ufficiale di IOTA si stanno organizzando raccogliendo delle segnalazioni, quindi io personalmente ho inserito una segnalazione lì con tutti i dati utili a tracciare i movimenti, ma servirà ben a poco. Se anche voi siete stati truffati, e va a voi tutta la mia solidarietà, potete pensare di fare lo stesso. Trovate tutti i riferimenti nell'articolo che ho linkato qui sotto. In definitiva la mia perdita economica, perlomeno in questo momento, è stata tutto sommato abbastanza risibile. IOTA, al momento in cui io ho scoperto la truffa, valeva circa un euro più o meno al pezzo. Me ne hanno rubati 104, quindi ho perso 104 euro. Sicuramente fa molto male, soprattutto in previsione del fatto che IOTA possa tornare ad aumentare di valore. Recentemente è arrivato a 4 euro al pezzo, quindi sarebbero stati 400 gli euro che mi avrebbero rubato, e già lì la cifra cominciava a diventare più importante. Però volendo soffermarsi su quello che ho perso in questo momento, 100 euro tutto sommato non sono la fine del mondo. Cercherò di risparmiare in un qualche modo e di rientrare, e se possibile di riacquistare le monete che mi sono state sottratte. E questa volta, come lezione imparata, certamente non utilizzerò alcun programma di generatore online. Allo stesso modo ho deciso di non utilizzare mai più nessun servizio online che generi password. In realtà lo facevo molto poco anche prima, anzi non l'ho mai fatto, però se per caso mi dovesse saltare in mente di farlo, mi ricorderò di questo episodio e certamente troverò un'altra soluzione. Bene,
Dal dannediturbola.it è tutto, come al solito vi chiedo, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, di fare mi piace cliccando sul pulsante qua sotto e di iscrivervi al canale se volete seguirmi e ricevere i miei prossimi video. Alla prossima, ciao!